mercato in cui le normative CAF sono sempre più stringenti, il mercato elettrificato cresce continuamente. Per elettrificato chiaramente includiamo il 100% elettrico e tutto il discorso dell'ibrido. In Italia abbiamo visto che nel 2019 questo mercato elettrificato rappresentava il 6% ed è salito al 13% nel periodo fino a settembre o ad agosto, se ricordo bene, del 2020. Dunque praticamente il doppio, e questo soprattutto grazie agli ibridi, mentre in Europa è passato dal 6 all'11%. Dunque il mercato elettrificato cresce più in Italia. D'altronde, da una ricerca Ipsos, noi abbiamo visto che gli italiani sono interessati all'ambiente e appunto dunque all'elettrico e all'ibrido. Vediamo anche che a gennaio-settembre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, tutte le alimentazioni sono crollate, parliamo di un meno 36% sul mercato, tranne le elettrificate. L'elettrico ha fatto un più 99%, l'ibrido un più 50% e il plug-in hybrid, dunque l'ibrido ricaricabile, un più 202%. Vorrei fare solo una nota sul discorso dell'ibrido. Nell'ibrido abbiamo sia il mild hybrid che il full hybrid. Ricordo che il mild hybrid è un motore termico che viene aiutato da un piccolo motore elettrico, mentre il full hybrid è una storia totalmente diversa, perché ha due motori elettrici, il motore principale e elettrico principale muove le ruote. Dunque è un sistema totalmente diverso che poi arriva su Clio. Sul discorso dunque dell'elettrico, in Italia siamo leggermente in ritardo, anche se abbiamo visto un incremento del 99%, il mercato pesa 1,6%, però sempre rispetto a un'Europa che fa il 4%. Dunque in Italia cresce molto l'ibrido, dobbiamo fare qualcosa per raggiungere il mercato elettrico europeo. La risposta di Renault sull'offerta elettrica è questa nuova piattaforma digitale che abbiamo chiamato Electric Mobility for You, che offre un po' tutte le soluzioni di elettrificazione. Basti pensare che nel segmento delle utilitarie noi offriamo la Clio Full Hybrid, la Captur Plug-in Hybrid e la Zoe, veicolo 100% elettrico. Dunque offriamo tutta una gamma di tecnologie che vanno verso l'elettrificazione per rispondere a tutte le esigenze. Clio Full Hybrid per chi vuole circolare in città senza aver da ricaricare, dunque è una ricarica gratis grazie a tutto il sistema di recupero di energia che arriva dalla nostra esperienza in veicoli elettrici ma anche in Formula 1. Sul plug-in hybrid è la migliore alternativa per arrivare al 100% elettrico, perché puoi guidare sempre in elettrico senza l'ansia di trovare una colonnina per ricaricare. E poi c'è il 100% elettrico per chi ha un wall box a casa o per chi appunto crede molto nel 100% elettrico. Sono tutte soluzioni adatte ad abbattere il CO2. Chiaramente il 100% elettrico è la migliore soluzione, perché vuol dire zero CO2 in fase di utilizzo, ma vediamo sul plug-in hybrid dati decisamente molto interessanti, come sulla Megane plug-in hybrid un 28 grammi di CO2, su Clio, essendo tutto rigenerativo, chiaramente è più alto ma entra nella categoria degli incentivi. Questo chiaramente ha un impatto importante sui consumi. La connettività è sempre più importante nel mondo di oggi e lo è soprattutto per chi entra in questo mondo elettrico, perché l'infrastruttura ancora non è capillare sul territorio, dunque bisogna aiutarli. Abbiamo questo sistema EasyLink con l'app MyRenault, che permette di localizzare le colonnine, che permette di organizzare un viaggio appunto programmando le varie ricariche, che permette di vedere qual è il grado di autonomia sul veicolo e tanto altro. Dunque noi puntiamo su Easy Electric Life, facilitare la vita dei nostri clienti che guidano in modalità elettrificata, se possiamo dire, soprattutto per il discorso plug-in hybrid, ma ancora di più per il discorso 100% elettrico. Prima di avere gli incentivi abbiamo visto che il 100% elettrico è cresciuto con gli incentivi ed è arrivato sui privati. Prima vendevamo alle grosse aziende, alle istituzioni e facciamo tanto car sharing. Effettivamente in Europa circolano circa 300.000
veicoli elettrici, di cui 9.000 sono car sharing, 8.000 sono Zoe. Abbiamo questa società che si chiama Ziti, che lavora con Ferrovial, partita dalla Spagna, che è presente in Spagna, in Francia, a Copenaghen, in varie città, metropoli importanti. Abbiamo visto che Ziti ha anche il big data, dunque vede esattamente dove la gente prende i veicoli, dunque offre un servizio più immediato, più rapido e sempre di miglior qualità. In Italia il car sharing è altresì importante perché siamo presenti da Milano a Palermo, tra cui anche con la società Tiper, sono 280 le Zoe utilizzate per il car sharing tra Bologna e Ferrara.